Bentrovati al consueto appuntamento con le tendenze a medio-lungo termine. Cominciamo a dare uno sguardo a quella che sarà la possibile evoluzione per il 20-22 di maggio. L'attendibilità è ancora medio-bassa, ma stando ai dati odierni, dopo un temporaneo rinforzo anticiclonico previsto nei prossimi giorni sull'Italia, un nuovo passaggio instabile dovrebbe interessare principalmente le nostre regioni settentrionali e parte del centro, mentre il sud rimarrà maggiormente riparato da questo campo anticiclonico che si rinforzerà, ripeto, nei prossimi giorni con temperature più miti rispetto al centro-nord, sul quale invece si abbasseranno moderatamente su valori più consoni alle medie stagionali. Sempre al nord e sulle regioni del centro ci aspettiamo in questa fase un passaggio temporalesco con rischio di acquazzoni intermittenti più frequenti nelle ore centrali della giornata. Come dicevo poc'anzi, l'attendibilità è ancora medio-bassa, quindi mi raccomando, seguite tutti i dettagli su trebimeteo.com.